Buongiorno, sono Filippo Perini, sono responsabile del centro stile Lamborghini. Cercherò oggi di darvi qualche indicazione su come è nato il design della Lamborghini Aventador. Io sono una persona fortunata, ho avuto l'onore di lavorare su quello che ritengo sia il package che diventa il sogno di ogni designer. Noi abbiamo nelle sigle della nostra vettura questa parolina magica longitudinale posteriore che definisce la posizione del motore. Longitudinale posteriore significa che il motore è posizionato proprio nel centro di gravità della vettura, più o meno in questa zona, ed è una qualcosa che funziona molto bene dal punto di vista della performance, ma funziona molto bene anche dal punto di vista dell'estetica della vettura. Ci permette di fare una macchina estremamente avveniristica, estremamente moderna. Il designer che lavora al centro studio Lamborghini ha un problemino, cioè quello di riuscire a disegnare qualche cosa che rispetti la quantità e la qualità di lavoro fatto da designer del passato sul nostro marchio e che possa essere anche paragonabile a vetture iconiche quali possono essere Miura, Countach, Murcielago, Diablo. Pensate che nomi, le nostre vetture diventano quasi sempre delle icone del design. Bene, a noi è stato chiesto di fare un salto quantico, di fare il design che sia di un salto generazionale rispetto alla vettura che dobbiamo sostituire, cioè la Murcielago. E la nostra storia è fissata, instillata nella 0Y. Noi siamo l'unica casa produttrice di supercar che può permettersi, questa è la parola giusta, di costruire una vettura con un'unica linea che connette l'anteriore col posteriore. E questo è dovuto proprio al package. Abbiamo tutte le masse, tutti gli ingombri meccanici accentrati all'interno della wheelbase, del passo della vettura. Da qui abbiamo iniziato invece a variare ricetta, aggiungendo per esempio un pizzico di sensualità nella linea che unisce il fender, cioè il parafango anteriore, alla belt line, alla linea di cintura, senza soluzione di continuità, in una maniera molto fluida, anche qui molto pulita. La costruzione della vettura, la parte superiore della vettura è estremamente pulita, è estremamente lineare. Poi iniziamo a giocare sulla fiancata, dove abbiamo un'altra linea importantissima che è molto difficile da definire nella sua semplicità, perché gira nello spazio in modo molto complesso, ed è la Tornado Line, quella che noi chiamiamo Tornado Line, cioè questa linea che unisce il puntale, la parte iniziale del frontale, alla parte finale, allo spoiler addirittura. Ecco, questa linea è per noi una linea fondamentale per definire il carattere e la precisione della fiancata e del volume in senso generale. Ogni soluzione estetica è legata all'aspetto della performance, della funzionalità, che sia in ergonomia, che sia raffreddamento, che sia posizionamento di organi meccanici. Allora abbiamo dunque nel frontale il nostro stilema, ormai un family feeling, un marchio di fabbrica, con la doppia apertura a servire le prese d'aria dei freni, dove abbiamo un ingresso aria che serve anche per esempio il radiatore dell'idroguida, e poi andiamo sulla fiancata e qui nasce la vera grande differenza rispetto al layout meccanico per esempio della Murcielago, che è nell'avere la presenza dei radiatori dell'acqua, di raffreddamento dell'acqua del motore in fiancata, sono più o meno in questa zona. Da questa necessità della divisione del raffreddamento, dell'apertura del raffreddamento dell'acqua, questa fiancata estremamente scolpita, fatta di giochi di positivo e negativo, di concavità e convessità nelle superfici, e dunque vedete una fiancata che va a lavorare in maniera molto decisa, quasi scultorea, a praticare appunto questa apertura che per noi è fondamentale. Mentre per l'apertura abbiamo trovato ispirazione nell'aeronautica, il posteriore è veramente qualcosa di estremamente avanzato. C'è una reminiscenza nel trattamento della superficie in negativo rispetto a quanto siamo abituati a vedere, negativo nel senso della rotazione, è molto dinamica, anche questo diventa un po' un qualcosa di legato alla nostra storia. E abbiamo poi un paraurti con un diffusore che integra anche lo scarico. Posteriore abbiamo lo spoiler che viene nascosto nella forma e agisce automaticamente solo in funzione della richiesta di aerodinamica, della performance. Abbiamo dunque ingresso aria ed uscita d'aria nel posteriore. Dunque anche qui vedete lo stilema della doppia bocca nel posteriore che diventa uno stilema legato alla funzionalità.
Un ultimo schizzo per definire anche la tridimensionalità della vettura nel tre quarti. Proviamo a farlo velocemente. Ecco, notare come le linee che ho descritto prima nella fiancata diventano estremamente sinuose, quasi soffici se vogliamo. Questa vettura ha una sua tensione, una sua precisione, ma anche una grande sensualità se la analizzate con attenzione. E questo anche è un po' per noi una ricerca di qualcosa che sia piacevole non solamente a chi intende la vettura in maniera veramente, lasciatemi dire, estremista, ma vogliamo colpire un pubblico un po' più ampio rispetto per esempio a certi concept che avete visto prodotti da noi. Si vede, oltre al muso, che ha la chiara reminiscenza di quello che per noi è diventato di nuovo un altro marchio di fabbrica, cioè questa scomposizione a delta, la definisco in pianta, cioè questa V pronunciata, che è diventata un po' una parte del nostro family feeling. Ed ecco, la silhouette di nuovo continua, il monocorpo, vedete come è facile e come rimane estremamente racchiuso il disegno, lo schizzo. La macchina è estremamente semplice, estremamente lineare. Solo noi facciamo una supercar costruita in questo modo, solo Lamborghini. Questo è da rimarcare, è un po' il vedere realizzati i sogni del ragazzino, io nella fattispecie del ragazzino che ama l'automobile. Vi ricordate quelle auto che si vedevano nei telefilm di fantascienza quando ero piccolo, ricordo, ed erano sempre disegnate con questa unica linea. Chissà perché oggi Lamborghini è l'unica che può permettersi di costruire. L'ispirazione arriva dall'aeronautica, abbiamo queste linee, sono molto molto simili a quelle che trovate sui bombardieri stealth, dove c'è questa analogia di questa, diciamo, questa illogicità di soluzioni aerodinamiche e di invisibilità che generano delle forme estremamente affascinanti per noi e dalle quali troviamo ispirazione al centro stile quando abbiamo bisogno di fissare qualche cosa di estremamente innovativo e di estremamente avanzato. Tengo a dire che siamo un centro stile molto piccolo, fatto di 4 persone, che vedrete però nel futuro fare tantissimi altri progetti. È un team manipolo di persone molto, molto affiatate e con un unico comune denominatore, la passione.